le analisi che noi abbiamo fatto con le nostre squadre sulle strutture pubbliche che sono interessate ai fenomeni nella zona di interesse, che è quella che è anche segnata in questa mappa, non hanno evidenziato che ci sono stati danni. Abbiamo squadre della protezione civile, i nostri tecnici sia della città, del comune, che della città metropolitana, che stanno effettuando tutti i sopralluoghi stamattina. Non sono stati fino ad ora evidenziati danni alle strutture scolastiche, sono state fatte ispezioni alle strutture sportive, compreso lo Stadio San Paolo, alle strutture espositive, alla mostra d'Oltremare. Non è stata segnalata da nessuno di questi luoghi alcun effetto significativo da parte di queste scosse. Quindi noi dobbiamo garantire la normalità della vita delle persone, ovviamente in sicurezza. Andare a scuola è il primo modo per vivere la normalità, quindi laddove ci sono, possono essere anche delle lontane preoccupazioni, noi interveniamo. Laddove non queste preoccupazioni non ci sono, l'istituzione ha la responsabilità di fare in modo che ci sia normalità. Per questo motivo abbiamo anche tenuto i trasporti aperti, stanotte è stata verificata la metropolitana, insomma non è stato evidenziato nessun problema.